La delegazione FAI di Teramo presenta il gruppo Giovani del FAI e proprio per questa occasione apre i cancelli del giardino del Castello della Monica. Saranno i giovani volontari a guidare questa visita proprio per illustrare questo bene artistico della città di Teramo. FAI, una bella scoperta, il castello ti aspetta, un'iniziativa del FAI di Teramo per presentare il gruppo Giovani. Sì, questa è l'occasione per presentare la città di Teramo, il nascente gruppo FAI Giovani, ossia il gruppo giovanile, la parte diciamo più verde del FAI, per dimostrare come il fondo ambiente non rivolga il proprio messaggio soltanto alle persone più mature, ma anzi a tutti gli italiani di qualsiasi età, a partire dai 18 anni quantomeno, considerando sempre che il FAI, anche attraverso il FAI Scuola, collabora con le stesse scuole, formando i giovani ciceroni, apprendisti ciceroni per le giornate FAI. Questa visita proseguirà alla Sala San Carlo del Museo Archeologico, si potranno ammirare dei progetti e gli schizzi di Gennaro Della Monica. Sì, il grande artista dell'Ottocento teramano, pittore formatosi a Napoli con Domenico Morelli, è un grande interprete della pittura dell'Ottocento abruzzese, non solo di Teramo, e ideatore oltre che padrone di questa singolarissima villa, questa residenza, che si presenta a noi in una veste davvero favolosa, e il nostro interesse è quello proprio di stimolare l'attenzione verso il recupero e la riappropriazione da parte di tutta la città di questo spazio che è pubblico e quindi possa tornare a essere goduto da tutti. Questo castello in Gothic Revival è stato creato, progettato da Gennaro Della Monica nella fine del 1800. Allora, Gennaro Della Monica è nato a Teramo, il padre era Pasquale, che è un esperto calligrafo e disegnatore. E questo Gennaro Della Monica, stimolato dal padre, incominciò sin da piccolo a dipingere, a fare i disegni e sviluppò un notevole talento in ambito pittorico, tant'è vero che poi il padre lo invia a Napoli, all'Accademia di Arte di Napoli, dove peraltro operano e già si trovano altri insigni rappresentanti della pittura teramana, e tra questi abbiamo Giuseppe Bonolis, Teofilo Patini, Gabriele Smargiassi, Francesco Michetti e poi anche Gennaro Della Monica. Anche lei in visita al Castello della Monica ha questa bellissima struttura che si spera sarà recuperata. Sì, sono venuto volentieri e anche per testimoniare il mio apprezzamento al FAI, che è associazione senza scopi di lucro, quindi non lo fa per un ritorno economico al suo, ma per un ritorno verso gli altri, è un ritorno appunto culturale. E io ho visto anche quando è stato al Teatro Romano una grande partecipazione di gente, quindi significa che quando c'è da parte dei giovani, quindi da parte dell'associazione, c'è qualche spinta, la gente viene, e quindi questo è molto bello. In realtà, prima di fare questo, Gennaro Della Monica va addirittura in Germania per poter conoscere meglio. La fine dell'Ottocento incomincia quindi la costruzione del Castello della Monica, precisamente nel 1889. Si era recato in Germania addirittura per studiare come potesse essere inserita l'architettura gotica, che è qui presente, possiamo vedere le bifore, possiamo vedere le sovrarcate, eccetera, la cultura gotica, l'architettura gotica, neogotica, nel contesto teramano. Il castello erge probabilmente, e questo è un aspetto molto importante, il castello si erge probabilmente sulle rovine di un antico castello del signore della città di Teramo chiamato Castello San Venanzio, che è una residenza voluta dal signore di Teramo e che è una rocca sovrastante la città, che poi è stata addirittura rappresentata, scolpita nel polittico di Jacobello del Fiore. Dottoressa, alle nostre spalle questa bellissima statua di Gennaro Della Monica, questo reperto diciamo storico, comunque questo bene artistico della nostra città, questo splendido castello che purtroppo però si trova anche in queste condizioni.
Sì, ma noi ovviamente non disperiamo, nel senso che anche questo evento credo che riporti alla ribalta il castello e faccia sì che i teramani si affezionino, tornino ad affezionarsi al loro castello, così come hanno fatto col Teatro Romano, dove abbiamo una presenza nutritissima ogni volta che facciamo qualcosa, e questo significa dare attenzione e sollecitare anche i decisori a prendere un'iniziativa in tal senso. Quali sono effettivamente le condizioni di questa struttura? Ma evidentemente c'è un degrado che gli anni riservano alle persone, tanto più ai manufatti. E però diciamo che l'ultimo intervento del Ministero per i Beni Culturali ha messo in sicurezza parte di questa struttura. Tornando a vedere l'interno dopo circa un anno, trovo che veramente bisognerebbe riprendere il discorso del restauro dei dipinti, che evidentemente sono i più degradati perché il bello e il cattivo tempo è già uno stato progressivo di degrado, evidentemente non hanno assolutamente tutelato. Quali forze si stanno muovendo proprio per agire al recupero? Ma io credo che l'amministrazione comunale, in primis il sindaco Brucchi, ha da sempre avuto un occhio attento al Castello della Monica, anche se poi ci sono state delle priorità. E nel frattempo è intervenuta la crisi assai forte di risorse finanziarie e quindi ci si è concentrati un pochino di più sul Teatro Romano, che evidentemente aveva una priorità anche perché rispetto al tempo in cui si è cominciato a affrontare questo argomento ha richiesto più impegno e più energia. Ma io credo che anche questo luogo non sia lontano dai pensieri dell'amministrazione. È un'idea che già da tempo persegue il sindaco, anche perché mi ricordo proprio che uno dei primi sopralluoghi fatti con lui è stato proprio qui al Castello della Monica per capire quanto mancasse per poter restituire alla città questo monumento. Ben vengono iniziative come queste del FAI. Naturalmente, questo è un fatto importante ed è importantissimo il fatto che ci siano tantissime persone. Questo significa che c'è molta attenzione per i beni culturali e che forse questa è la strada che dobbiamo perseguire per attirare l'interesse di tutta la città e di quelli che sono al di fuori della città di Teramo. Grande successo per questa iniziativa del FAI, tantissime persone sono affluite qui al Castello della Monica, pensate di riproporre questo evento? Sì, lo riproporremo perché nel 2014 la giornata FAI di primavera sarà l'apertura per 3 giorni del Castello della Monica, quindi vi aspetto tutti e speriamo di avere, come oggi vedo, tanta gente che viene a visitare il nostro simbolo, oltre il Duomo e il Castello della Monica.